adesso dico una cosa che forse è abbastanza controcorrente, che magari mi colpisce, non so che cosa ne pensiate voi. Io francamente, quando sento che il nostro paese ha un problema, che la nostra classe governa su tutti i vecchi e che bisogna fare spazio ai giovani, a me non mi sembra una cosa così normale. E vi pregherei anche di fare una considerazione su questo, un po' più profonda, no? Cioè, io credo che il problema del nostro paese sono proprio i vecchi, ma nel senso non che ci sono ancora i vecchi, che non ci siano grandi vecchi. Io credo nella, credo, ma non perché voglio fare l'alternativo, per chissà perché, ma credo in una roba che poi è naturale, sta nella storia dell'umanità. Credo che i vecchi siano i depositari. Quindi diciamo, io credo che il nostro paese non è un problema sui giovani. I giovani ci sono, non ci sono dei grandi vecchi da riferimento di questi giovani. E questo, diciamo, io mi ricordo quando ero più ragazzetto, chi se lo ricorda, c'era Pertini. Pertini era un grande vecchio, era stato un grande partigiano, si era macchiato anche di roba violenta per la libertà nel nostro paese. Era un uomo, lo vedevi, sapevi, ed era un insegnamento. Quando camminava, parlava, insegnava. Fellini era un uomo così, non si poneva come grande vecchio, però il suo parere, il suo sguardo sul mondo aveva una certa autorevolezza, era riconosciuto in tutto il mondo. E allora diciamo, Federico in qualche modo, io ricordo, attraverso, infatti poi mi sono confuso con le telefonate che vi raccontavo, che faceva all'alba, ma attraverso alcune sue polemiche, alcune sfumate, altre meno, altre più veementi, altre più giocose, oppure attraverso appunto queste telefonatine ironiche che faceva, questa tela che tesseva, fatta di telefonate, perché ti telefonava a te, però poi non solo telefonava a te, poi alla fine della telefonata ti diceva: parla con Enrico, chiamalo, digli quello che ne pensi. Allora tu chiamavi ad Enrico, che tesseva una vera tela in cui le persone... Ecco, attraverso questo, e soprattutto attraverso anche una chiave che era, che smussava, e che era l'ironia, riusciva secondo me a smussare delle impalcature. Io non voglio dire che avrebbe aiutato a fare dei film migliori, più belli, però ho l'idea che Federico aiutasse in qualche modo ad essere meno tronfi, meno, perché quando arrivava con quella sua aria un po' bonaria, ironica, così in qualche modo riusciva a farti a togliere gli orpelli. Ecco, diciamo, ma questo lo poteva fare Federico, ma lo possono fare i grandi intellettuali. In questo paese non ce ne sono più, sono stati, come dice Monti, silenziati.